Ragazzi, tutti possono imparare backflip. Per esempio, vi ricordate quella volta che Corse è venuto al park e ha imparato backflip in 2 ore? L'ha fatto in 2 ore, però lui l'ha fatto solo sul bag. Ma in pochi possono riuscire a farlo in 24 ore sul duro. I requisiti per azzardare un'impresa del genere, ragazzi, sono molteplici. Per esempio, sapere andare abbastanza bene in bici, avere qualcuno che vi sappia dare i giusti consigli mentre lo provate e soprattutto essere convinti e motivati al 100% per farlo. Quindi non basta essere il primo che passa per strada. Oh, andiamo a far backflip. Io? A parte gli scherzi, ragazzi, abbiamo qui il Robby Monfredini, che è l'essere perfetto per questa impresa. Grazie. Robby, ragazzi, sa già andare abbastanza... non abbastanza. Sa già andare molto bene in bici, è guida di mountain bike. Giusto. Anche mio preparatore atletico. Quando si allena. Ha poi me come istruttore per questo backflip. Terzo requisito, rispecchia quello di essere convinto al 100%, perché tu sei convinto di farlo, giusto, sul duro? Sì, sì. Carico. Convinto, mio carico. Se avete visto i miei video sapete benissimo che dico sempre che prima di imparare un trick in bici bisogna prima impararlo a corpo libero. 20:35. Robby, 24 ore da adesso dobbiamo chiudere backflip sul mulce, eh? Andiamo. Allora, ti metto subito alla prova. Vai su un trampolino qualsiasi. Ok. Salta dritto, stando più fermo che puoi. Non muovere le braccia. Lo fa sembrare semplice, ma perché Robby ha già un buon controllo, ragazzi, ma vi assicuro che se provate ad andare su qualsiasi trampolino elastico e provare a saltare dritti così, non è facile. Ora fammi da lì a terra di schiena. Oh! Mi ha appena mentito Robby, ha detto che lo sa già fare tuffi. Dal pontile. Dal pontile. Siccome hai detto che sei capace di farlo, mi fai un flip dal bordo qua. Dove la madonna? È già perfetto, va già benissimo. Beh, lui parte già da un ottimo punto perché sa già andare sotto sopra. L'unica cosa che non ha fatto in realtà, se avete visto, è che lui ha girato senza andare in alto. Quindi adesso stessa cosa, ma vai su e poi giri. Già meglio. Già meglio perché hai steso tutto il corpo, eh. Non è malissimo, però dobbiamo andare sui trampolini adesso. È andato tanto così con la testa dal bordo. Prova adesso quando lo fai, pingilo, ma non cercarlo con la testa, cioè non guardare indietro. Ricordati che la testa non fa la rotazione, gira più piano. Lo vuoi provare direttamente sul tappeto? Credo sia ora. Molto meglio già qui, eh. Oh, questo era buono. Sai qual è lo step successivo? Che ricordati che in bici non si fa sul posto backflip, ma si fa andando avanti. No. Il cosiddetto gainer, ragazzi, cioè backflip ma andando in avanti. Ok, adesso stessa cosa, prova a tirare sul bacino le ginocchia. Ok, ok, ok. Ok, è l'inizio. Questa è la titubanza che non vogliamo. Tu lo vuoi far backflip in bici? Sì, sì. Allora dai, cazzo. Vacci dentro, cattivo. Dai. Oh, eccola. Ci siamo. Si avvicina, Robby. Ma che cazzo? Si avvicina. Manuale, eh? Da manuale. Questa è la cosa più simile a un backflip in bici che si può fare sui trampolini là. Quindi manca la bici. 11:26, secondo giorno, ragazzi, siamo al Monza Pizza Bike Park. Il nostro campione ha portato 2 bici. Vuole farlo con la dirt, però nel suo obiettivo c'è anche farlo con l'enduro. Il suo orologio non segna le pulsazioni. No, sì, no, comunque. Aspetta, sentiamo se funziona vicino.
extrasistoli. L'agitazione ci sta ovviamente, ma cosa fondamentale che ti ho detto ieri, uno dei requisiti, ricordati, qual è? Essere convinti. Oh, e poi l'altra cosa che non abbiamo detto ieri come requisito, che ci siamo dimenticati? Iscriversi al canale. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, supportate il canale, che vi portiamo un sacco di contenuti fighissimi, e soprattutto per il povero Roby che... ragazzi, sto rischiando le chiappe. Ragazzi, interrompo un attimo il video, il Toto del futuro voleva dirvi che sono tornati disponibili i guanti. Abbiamo fatto un restock conform perché ce l'avete chiesti in tantissimi. E in più, sorpresa per Natale ragazzi, per chiunque quest'anno abbia fatto un acquisto di un capo Forn per Toto, avrà la possibilità di ricevere a casa in omaggio una sorpresa. Quindi tenete d'occhio la posta, eh. Roby com'è domestico oggi, sei molto addomesticato oggi. Morbido. Il controllo l'abbiamo visto nel riscaldamento, Roby ce l'ha. Prima cosa fondamentale da fare per imparare backflip è saper fare un manual. Abbiamo qui la manual machine, culo indietro, tiri su. Ma vedi che col culo non vai tanto indietro. Voglio... schiaffeggiati il culo. Auto schiaffeggiati il culo. Oh, bravo, ancora okay. Vai. Oh, ma com'è morbido. È morbido. Prova a non dare tanto colpo con le braccia, ma basta solo molto basso il culo. Vedrai che si alza lo stesso la bici. Allora. Guarda, si alza come niente la bici, hai visto? La spinta del backflip, ragazzi, è proprio questa in bici, cioè è un manual praticamente. Io non so fare manual. Beh, ecco ragazzi, l'alboreto è un caso particolare. Non sa far manual, non sa saltare, ma sa fare flip. Finalmente apriamo la catenella. Un salto dito di riscaldamento te lo faccio fare, poi okay. Basta, iniziamo. Uno più basso, vai. Ok, io stavo cercando di tenerlo giù proprio per cercare di imitare il più possibile la forza che lui deve dare alla bici per fare sto backflip. L'altra credenza che c'è quando uno impara backflip è che deve tipo tenere la testa così, tutto indietro. No, la testa non vi fa girare in bici, la testa vi fa capire dove siete in aria. Quello che fa è questa spinta che abbiamo imparato adesso. Il momento per farla non qui, non nel raccordo, esattamente quando la tua ruota davanti sarà qua in cima. Perfetto, sì, ho capito. Bella la teoria, ma... me la sto facendo sotto. Ora, libera la mente. Quando devi spingere? Tanto così dalla rampa. In cima. Dai, Roby. Mi è venuto distinto in realtà. Bene, primo tentativo direi perfetto. Ti giuro mi è venuto distinto, non so perché lo... Cosa ti ho detto? Qual è il requisito per fare backflip? Essere convinto. Adesso sali, ti incazzi e lo fai. E faccio backflip. Per darti un po' di convinzione, ne faccio uno. O non devi partire... per piode, vabbè. Ma ni lo devo fare? Ehi, cazzato! Forza! Scusa! Ma scusa, che cazzo ci voleva? Questo vi fa capire, ragazzi, che in realtà lui che ce l'ha già bene a piedi, va già bene in bici. Questione di convinzione. Convinzione? Adesso si martella, si ripete 15, 20, 30, 50 mila volte finché tu non sei veramente convinto. Con quegli occhietti. Cos'è che devi farlo? Devo farlo sul mulch. Vero. Ecco, già spero, vero. Si rimane solo un'ultima prova prima di farlo sul duro. Lo mettiamo in difficoltà cambiando bici. Adesso proverai a farlo con la mia, che è decisamente più leggera della sua bici, perché ovviamente c'ha sugli Industry 9, quindi se lo chiudi perfetto alla prima con la mia, andiamo su. Andiamo. Ti piace, eh? No, l'hai percepito un po' la differenza in aria per la rotazione delle ruote? Sentivo il suono.
Sentivo il suono. Da anni ormai utilizzo le Industrial, appunto, Enduro 305 per la dirt. E tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che se volete dare un occhio al sito Industrial, vi lascio il link in descrizione, dove c'è anche un configuratore dove potete proprio configurarvi la ruota pezzo per pezzo. Che poi è vero, ragazzi, costicchiano un po', ma come le Industrial 9, ragazzi, non ci sono altri cerchioni, cioè ve lo posso giurare, ragazzi. Tanto fa ridere. Guarda cosa c'è su Industrial 9. No, non era voluto, giuriamo. No. Dopo circa 15-20 backflip perfetti, veramente, ragazzi, sul bag, è ora. La cosa che mi fa ridere è che in realtà lui adesso, ragazzi, è più preoccupato per farlo dritto due o tre volte che per flippare. È vero, sì. Mi fa capire quanto in realtà è fattibile backflip, quanto è facile. È veramente, ragazzi, è molto di convinzione, ma è un movimento molto semplice. Ricordatevi, ragazzi, di provarlo sempre in sicurezza con tutte le cose che abbiamo fatto vedere in questo video. Salto di riscaldamento. Ok. Roby, dimmi te, backflip lo sai sempre fare? Non cambia niente, se ne fai uno dritto lo fai subito. Facciamolo. Dai, cazzo, sì, così. Vai. Sì, cazzo. No, devo chiuderla la prima, non è che ci voglio. Bravo. Rabbia, decisione. Immaginati adesso che già lo chiudi. Vado io. Vai. E ti guardo da giù, Vai. Dai, Roby! Roby, cazzo convinto, Allora, su. Vai, è ora. Cazzo! Gianluca, il gnignigni, non hai fatto il gnignigni, che è la cosa più importante, scusami. Ma era perfetto. Era perfetto, eri drittissimo, ma non sei capito. No, è pazzesco. Cazzo, no. Si rifà, si rifà. Vai, schiaccia laggiù cattivo. Dai, è chicco. Grande cazzo, bella, 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 mega contenta. 13:01, 24 ore, ma che 24 ore? Altro che 24 ore, meno di 20 ore. Era tipo il suo obiettivo, me l'ha chiesto tipo per un anno di farlo. E io gli dicevo, no Roby, dobbiamo fare il video, dobbiamo far vedere tutto il processo. Non puoi provarlo, dicevo, non devi provarlo. Ma dobbiamo... blocchi la progressione. Sì, era proprio la persona perfetta per impararlo. Per oggi te la sei meritata. Ok. Obiettivo di oggi raggiunto. Sfida impossibile, 24 ore per fare backflip da zero sul duro, ragazzi. Cioè, abbiamo già visto tutti video su YouTube dove gente lo fa sull'airbag in due ore, in una giornata, in un pomeriggio lo fanno sull'airbag. Ma da zero a farlo sul mulch in una giornata, ragazzi. Primo. Grazie. Diciamo una cosa, voleva farlo anche con l'enduro. No, l'ha fatto sul bag con l'enduro, però ha detto, ascolta, oggi sono contento così, sono soddisfatto, esatto. Ho raggiunto il mio obiettivo, mi porto a casa questo backflip con la dirt sul mulch. Prossima volta, siccome adesso lo masterizzo bene, lo faccio anche con l'enduro. È anche importante non andare oltre il proprio limite e cercare di capire quando è giusto fermarsi. Top, giornata proprio perfetta. Mi stava facendo male il braccio, non ce la facevo più. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like, è così facile, un click, è gratis. Fatelo che supportate il canale e continuiamo a portare contenuti di questo genere. Ricordatevi che il pompiere paura non ne ha. Cosa? Il pompiere paura non ne ha!